esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più croci. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate laterali. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Passo laterale più distensioni sopra la testa. Via! Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate frontali. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat! Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate alternate. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto, tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stacchi più alzate posteriori. Via!
se non ce la fai e segui solo gli stacchi. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, squat più passo laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né arcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Pugno alto, più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, affondi frontali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe.
Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare e inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi frontali pulsati. Tre, due, uno, via. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, squat più calcio posteriore. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non spostare il peso del corpo sulle punte. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sui talloni. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più calcio. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Passo laterale più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale, più squat e ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi non superare con le ginocchia le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, 1, stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching adduttori. Via! Non piegare il busto, tienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non superare la punta del piede con il ginocchio per non creare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. Via!
Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.